Io andavo a scuola qua dietro, al Plinio Signore, una scuola che stava dietro alla stazione Termini. Venivo qua in fondo alla via, lì sul muro c'è stava scritto qui cattivissimi. Per me però qui ci stavano quelli buonissimi. Batti il tuo tempo, batti il tuo tempo, batti il tuo tempo. È stata una cosa naturale, un richiamo naturale. Andare dove stavano i compagni alle riunioni, alle assemblee, era soprattutto una grande eccitazione. Per me era una sensazione come se stavo sempre a vivere una sorta di rivoluzione. Era la scoperta della vita, fondamentalmente, la scoperta del mondo. Qua c'era sempre un sacco di gente, era tutto pieno di persone e io me la vedevo proprio come una zona completamente liberata. Poesia della strada, rime, ritmo, battono, colpiscono perché dicono il vero. Posse? Onda rossa, la posse, puoi trattenerti ore, sì, ma poi lasciare il segno. Quando ho finito la scuola, ho incontrato appunto il rap e per me è stata appunto la rivelazione, ho cominciato a fare trasmissioni qua. Trasmissioni musicali di rap. Basta violenza subita ogni giorno, ci stanno distruggendo, guardati intorno. Ogni settimana scrivevamo con Castro, scrivevamo un rap e lo facevamo al microfono, facevamo la trasmissione del martedì sera. Stavamo a parlare dell'87-88, quindi cioè proprio 30 anni fa, quando ho cominciato, e che non mi sarei mai aspettato che nel 2016 avrei fatto un disco. Tiro fuori dalle tasche le mie mani e so che faccio. Sa l'età che ho ancora il mitra in braccio. Contro gli arricchiti sulla nostra pelle i vampiri. Sembra la fine del mondo, ma è la fine dei sospiri. Io non ho paura di voi. Ho bisogno di. Io non ho paura di voi. Qui c'era la villa del Farinacci. Poi c'è stato un centro sociale. Poi più niente, chiuso. Qui c'è stata anche tanta letteratura. C'è sta Via Rousseau. Oh, c'è guerriglia in cima a Via Rousseau. Che arrivano da tutta Roma, arriva anche il questore in persona. Ora che ci hai tolto la parola prima di partire, così ci copriamo il volto per farci vedere. Un momento di rottura grosso, una parte appunto della storia dei centri sociali che hanno detto oh, basta. E la letteratura che abbiamo raccontato attraverso le canzoni parla appunto dei centri sociali, ma soprattutto racconta una generazione che è una generazione che è stata messa praticamente con le spalle al muro, che comunque ha voluto riprendersi i suoi spazi, che ha voluto riprendersi il suo tempo, che ha cercato di trovare un modo di lavorare diverso. Questi sono i mille gruppi che avanzano. Finché noi siamo insieme chi ci fermerà? Ci siamo innamorati della libertà. Siamo lupi, siamo branco, siamo fianco a fianco, siamo in lotta portando questa banda in alto. Venivo qua i primi maggio, che ancora non era occupato il Forte Prenestino. Incontravamo un sacco di ragazzi che venivano tutti a piedi. Arrivavano tutti qua per il primo maggio e venivamo, io mi ricordo ci mettevamo proprio là sotto a vedere i concerti, i primi concerti punk, il Bloody Riot, e arrivavamo qua immaginandoci che qua dentro c'è stava una piccola rivoluzione in corso. Dopo il lancio del sasso nello stagno con la mano, tornare con in mano un'altra bomba pronta per sfondare ogni luogo comune, per sfondare ogni porta, ogni volta. La musica era musica punk principalmente, io invece seguivo la musica hip hop, musica rap, che era all'inizio, perché poi era fatta da ragazzi che non si immaginavano nemmeno che qualcuno avrebbe potuto pagare qualche cosa per vederli all'opera, ma semplicemente stavano trasformando la loro vita da emarginato in un'opera d'arte. C'era un'eccitazione in quelle feste, in quelle cose, che si trasmetteva, cominciava a trasmettersi a livello underground, in tutto il mondo. Io sentivo quell'energia che arrivava da là. Respiriamo liberi, due piedi appoggiati alla porta del forte. La musica da dentro riempie l'aria della notte. Fa caldo e il banana voleva fare a botte. Poco prima scuola e marco. Qui piano piano si è sparsa la notizia in tutto il mondo che esisteva un posto come questo, che solo a livello architettonico era un posto fantastico. Un posto così libero, tutto autogestito. Oggi ci ritroviamo quasi nella situazione degli anni 80, primi anni 90, col decreto Tronca, con queste lettere che ti dicono mi devi dare 2 milioni di euro, cioè, ma no, forse non hai capito che è successo, cioè quello che è successo negli ultimi 30 anni. Oggi nel 2016 vengo qui a presentare il mio disco numero 9 dentro il Forte Prenestino, cioè, è una cosa bellissima che mi ha regalato la vita. Ne parlano al liceo, al bar, all'Ateneo, al Duomo, al Colosseo, ore 15 corteo. Ore 15 corteo, ne parlano al liceo, al bar, all'Ateneo, al Duomo, al Colosseo, ore 15.